noi stiamo a tornare con Brontolo. Un saluto da Cosenza, ciao. Ora un aggiornamento a bordo di Brontolo, il mio camper con mio nipote Luca Lombi. Stiamo sprecciando alla velocità supersonica metabolica di 80-90 km/h quasi. E che po' di campare, vibra tutto, brontolone. Non ve lo faccio vedere, non ve lo faccio vedere per ora perché va restaurato. Dopo il restauro vi faccio vedere Brontolo. Pronto all'attacco. Lo faccio vedere mio nipote, pancia di merda. E va bene. Sotto un acquazzone, sotto un diluvio. Brontolo non si ferma. Buoni fulmini, Brontolo non si ferma, si è fatto tutto Cosenza. Buona tirata. Alla fine l'ho comprato. Ho comprato un vecchio camper del 1979, però c'ha solo 76.000 km. Ha fatto per parecchi anni avanti e indietro tra la Calabria della Campania, diciamo, e la Normandia e la Bretagna, perché andavano nei festival celtici, De Gustibus. E quindi poi non l'hanno più usato per circa 10 anni, poi l'hanno usato una volta 2 anni fa e poi non l'hanno più usato. E niente, ho trovato questa ragazza, ne voleva un pochino troppo rispetto alle caratteristiche del camper, alle condizioni. Qualche lavoretto ci va fatto, non tantissimo, una piccola infiltrazione nell'oblò posteriore, ma lo ricostruisco senza problemi. Alla fine l'ho pagato veramente poco perché mi è uscito 500 euro, quindi a lavori ultimati il prezzo totale dei lavori, compreso di passaggio di proprietà, di assicurazione, tappezzeria interni e quant'altro, lavori al motore e tutto, mi è uscito 1700 euro, comprensivo però di 2 batterie servizi e roba varia. Il camperino, diciamo che a parte queste piccole problematiche da ristrutturazione, è comunque già dotato di tendalino 3 m x 3 in alluminio, è dotato di quota bici a 3 posti, è dotato di impianto fotovoltaico, è dotato di batteria di servizi, anche se è un po' vecchiotto, le voglio cambiare, ne voglio mettere 2. E niente, questo è, quindi alla fine il frigorifero c'ha 6 anni e i forni, i fuochi hanno 7 anni, è nuovo tutto l'impianto della cucina. La bombola anche è nuova, quella classica da campeggio, penso sia un 5 litri, 9 litri, ora non ricordo, non l'ho neanche controllata. Gommata nuovo, insomma alla fine che cosa ho pagato? 500 euro, ho pagato solamente l'impianto fotovoltaico, una batteria, il regolatore e il tendalino, altro, tutto il resto mi è uscito gratis. I lavori ti vanno fatti, ma sono lavori che posso farmi tranquillamente. Io sarà riverniciato, anche sarà decorato con verniciature particolari e vediamo cosa ne esce fuori. Per ora stiamo facendo un piccolo giro di prova e poi vediamo come si comporta.